Un uomo che lavora con tale intensità ed impegno non lavora per non produrre risultati. Il problema è: hai sentito cosa Krishna ha detto? Tramite le parole di un servo del re, qualunque cosa desideri fare nella tua vita, hai degli obiettivi, che sia arte, musica, spiritualità, politica, affari. Pensi che farai qualcosa di significativo? Sta dicendo solo questo. Nella Bhagavad Gita, Krishna ci consiglia di continuare a fare sforzi, senza essere attaccati ai risultati. Ma io trovo incredibilmente difficile continuare a lavorare e non essere ossessionata dai risultati. Vorrei sapere come possiamo praticare meglio questo fare uno sforzo, essendo distaccati dai risultati? Beh, io non sono in nessun modo erudito riguardo a qualsiasi scrittura. È un peccato, ma devo dire che non ho neanche letto la Gita. Ma conosciamo la vita di Krishna, che la gente pensa che Krishna significhi burro, ragazze e flauto. Ma devi capire questo. Tutte queste cose sono accadute solamente finché compì 16 anni di età. Dopo i 16 anni, visse una vita estremamente dedicata. Il suo impegno era di coniugare il processo politico del tempo con il processo spirituale, perché vedeva che, a meno che coloro che esercitano il potere o essenzialmente nella loro esperienza possiedono un senso della vita più ampio e un senso inclusivo di identità. Non la mia famiglia, i miei bambini, mio marito, mia moglie, queste cose. Hai un senso più ampio di identità. Solo allora devi esercitare il potere, altrimenti porterà alla corruzione. La gente dice il potere è corruzione. Il potere non è corruzione. L'identità limitata è corruzione. Credono di fare le cose giuste e fanno cose orribili tutto il tempo, perché la loro identità è così piccola. Quindi lui stava cercando di cambiare questo. Questa era la missione di tutta la sua vita. Lavorare sempre per dei risultati. Ci siete? Un uomo che lavora con tale intensità e impegno non lavora per non produrre risultati. Ovviamente lavora per dei risultati. Il problema è: hai sentito cosa Krishna ha detto attraverso le parole di un servo del re? Nessun altro te l'ha raccontato. Lui parlò solo ad Arjuna. Arjuna non parlò mai. Visse 36 anni dopo quell'episodio, ma non proferì mai una parola di ciò che Krishna gli aveva detto. Lo hai sentito da qualche parte? Governò come un re, ma non una volta disse: Krishna mi ha detto questo sul campo di battaglia. Non una volta. Quindi, ogni cosa che hai sentito viene solo da Sanjaya, che era un servo del re. Devi capire la qualità di un servo del re. È molto affidabile. Vedi? Se tu, diciamo, se tuo marito o tua moglie o i tuoi figli hanno visto qualcosa, vengono e ti raccontano. Aggiungeranno un po' delle loro cose e ti racconteranno. È intrinseco in un essere umano, le sue opinioni, idee e altre cose entreranno naturalmente in quello che stanno dicendo. Ma un servo del re è formato a non aggiungere mai la sua opinione, altrimenti la sua testa se ne andrà. Interpreterà solamente ogni cosa parola per parola, così com'era. Quindi è come vecchio registratore, ok? Lui sta registrando e semplicemente racconta al re questo è ciò che dice, ma non c'è contesto. Ciò che viene condiviso tra due persone quando c'è una relazione molto profonda. Se due amanti fanno qualcosa, si parlano, qualcun altro può pensare che stiano litigando, ma stanno facendo la loro storia d'amore.
Quindi questa è una storia d'amore tra Krishna e Arjuna, perché si conoscono reciprocamente in modo molto intimo. Quindi lui usa un certo linguaggio. In quanto servo del re, prende parola per parola, senza conoscere il contesto o capire di cosa si tratta, la dimensione esperienziale di ciò che è e sta dicendo. Quindi, detto questo, vedi, essenzialmente è solo questo. Qualunque cosa tu desideri fare nella tua vita, hai degli obiettivi. Che tipo di obiettivi fisserai? Adesso sei all'università. Che tipo di obiettivo fisserai? Ciò che già sai, lo esagererai un po' e penserai che quello è un grande obiettivo nella tua vita. Generalmente la gente chiama questo un'ambizione, io la chiamo una costipazione. Perché stai cercando di gestire la vita poco a poco, proprio come la costipazione. Se hai un obiettivo, il tuo obiettivo non può essere qualcosa di assolutamente nuovo. È solo un'esagerazione di ciò che già conosci, sì o no? Puoi pensare ad un obiettivo che semplicemente non conosci? Com'è anche solo possibile? Quindi, ciò che dice è non, sai, esiste una direzione che abbiamo preso, ma devi essere dedicato al processo, altrimenti l'obiettivo sarà solo un'allucinazione. Se tu fai una cosa adesso, semplicemente non fare questo respiro. Fai gli altri respiri, fammi vedere. Non posso farlo. Sta dicendo solo questo. Dice, senza fare questo passo correttamente, stai allucinando sull'obiettivo. Che senso ha? Nello yoga diciamo questo molto semplicemente. Diciamo, se hai un occhio sulla meta, hai un solo occhio per trovare il tuo cammino. È inefficiente, tutto qui. Quindi, lui dice solo, in una battaglia, se sei inefficiente, non è che non otterrai il tuo avanzamento o la promozione, semplicemente morirai. Ci siete? In una battaglia, se sei inefficiente, pensi che semplicemente perderai i tuoi voti o cose così? Un voto perderai, si tratta di questo? No, sarai sepolto la sera stessa. Quindi gli sta dicendo, siccome Arjuna parla di come uccidere tutte queste persone che potrebbe diventare re, lui disse, non sei ancora diventato re. Devi colpire questo tizio di fronte a te stesso, con precisione, altrimenti altro che re, verrai sepolto questa sera. Sta solo cercando di dirgli questo. È sbagliato? Quindi, sai, ogni anno nel mese di novembre abbiamo un evento con le aziende. L'anno scorso c'erano 200 AD, anche questo novembre ci sarà ancora. E loro osservano quanto armoniosamente funzioni la Fondazione Isha. Molteplice attività. Tutti volontari. Sai volontari cosa significa? Nessuno è formato per l'incarico. Sono super dedicati, ma non sono formati per l'incarico. E non li puoi licenziare perché sono volontari. Se li assumi, li puoi licenziare. Loro sono volontari. Come licenziare? Non puoi. Hanno osservato questo e hanno detto, Sadhguru, noi scegliamo il meglio delle università indiane e cose del genere. Ma tu fai tutto con dei volontari e la tua organizzazione funziona meglio delle nostre aziende. Come mai? Ho detto, vedi, siete tutti dediti all'obiettivo. Qui. Io ho continuamente instillato nelle persone che sei assolutamente devoto al processo. Ora, ciò che stai facendo, fallo bene. La maggior parte di loro non sanno nemmeno dove li sto portando, va bene? Lavorano per un certo progetto, ma non sanno qual è l'obiettivo. Ho qualcos'altro, se glielo dico adesso, daranno di matto. Perché i miei obiettivi sono così lontani, rinunceranno. Quindi, adesso, abbiamo instillato questo in loro. Sii assolutamente coinvolto nel processo. Conosci la gioia del coinvolgimento, prima di tutto. Senza devozione assoluta verso ciò che stai facendo adesso, non farai niente di significativo nella tua vita, che sia arte, musica, spiritualità, politica, affari, prendi qualsiasi cosa. Senza essere devoto al processo che stai facendo adesso, pensi che farai alcunché di significativo? Sta dicendo solo questo.